Bella ragazzi, benvenuti su Impatto Sonoro, secondo canale gestito interamente da Fulmine Sonoro. Io sono Francesco e questo è un nuovo video tutorial. Questo sarà un video tutorial dedicato interamente a The Sims 4. La richiesta di questo video tutorial mi è giunta praticamente da una miriade di utenti che mi hanno chiesto come installare e craccare The Sims 4 Cucina Perfetta, Esterni da Sogno, Spy Day. In questo video tutorial nel dettaglio vedremo come installare e craccare non un'estensione, non due estensioni, non tre estensioni e neanche quattro, bensì cinque nuove estensioni di The Sims 4, ragazzi. Anche perché, ragazzi, dobbiamo guadagnare terreno, perché vi devo mostrare come installare e craccare The Sims 4 Usciamo Insieme. Quindi sbrighiamoci ad aggiungere le estensioni uscite. In questo video tutorial infatti vedremo come installare e craccare The Sims 4 Al Lavoro per Chi Ancora Non Ce L'Ha, The Sims 4 Feste di Lusso, The Sims 4 Cucina Perfetta, The Sims 4 Esterni da Sogno e The Sims 4 Spy Day. In breve, ragazzi, questo sarà un tutorial in cui vi mostrerò come installare gli aggiornamenti ausiliari per la nuova grande espansione The Sims 4 Usciamo Insieme. Passiamo dunque ai requisiti necessari per portare a termine l'installazione. Come sempre, dovete disattivare il vostro antivirus, dovete aver installato nel vostro computer WinRAR e Diamond Tools, che utilizzeremo per estrarre il contenuto dei file e montare l'immagine ISO per installare le varie estensioni e bla bla bla. La connessione a internet non influisce, quindi potete restare connessi a internet. Cosa stiamo aspettando? Vediamo subito come aggiungere queste estensioni, no? Allora, ragazzi, cominciamo subito. Voi avrete un file WinRAR. Estratto il file WinRAR, avrete questa cartella con dentro questo file ISO. Io probabilmente o caricherò il file RAR o caricherò un file torrent che vi permetterà di caricare il file RAR. Ad ogni modo, una volta scaricata l'immagine ISO, tasto destro, la montiamo con Diamond Tools, ragazzi. Quindi apriamola con Diamond Tools, ecco qua, e la montiamo sulla periferica virtuale. Aspettiamo la reazione del computer, ok, possiamo cliccare, eseguiamo il setup, togliamo la musica cliccando su mute o muto, ora vediamo come è scritto, vediamo, quindi cliccate su ok, ecco qua, cliccate su mute, si toglie la musica, next. A proposito, io ho installato il gioco nella partizione D, voi probabilmente l'avrete nella partizione C. Ad ogni modo, installate il gioco nella partizione dove è presente la base, quindi cliccate su next, qua possiamo lasciare tutto spuntato e cliccate su next, ancora install, quindi partirà l'installazione del gioco che penso richiederà pochi secondi. Ecco fatto, ragazzi, una volta terminata possiamo cliccare su finish. A questo punto andate su dovete andare su le risorse del computer, aprite l'immagine montata, ecco qua, in questo modo. Andate sulla cartella crack, copiate la cartella game, quindi copia, ci ridirigiamo nella cartella del setup del gioco, che nel mio caso è nella partizione D, programmi per 86, The Sims 4, ecco qua. Qua possiamo incollare la cartella game, quindi incolla, copia e sostituisci. Ecco fatto. Ok, ragazzi, il tutorial finisce qui. Come sempre, se il video vi è stato utile, vi ricordo di lasciare un like, quindi pollici in su, commentate, condividete e spammate come i vichinghi. Vi ricordo che questo è un video solo a scopo illustrativo e informativo. Io mostro che un dato programma può essere craccato, ma se tutto ciò vi piace per davvero,
Compratelo ragazzi, mi raccomando, spendete i piccioli. E come sempre ragazzi, se avete problemi nel download dei file, contattatemi e io cercherò di aiutarvi a scaricare i file e vi fornirò la giusta assistenza. Vi ricordo che il prossimo anno all'Etna Comics, in occasione dell'esperimento sociale Catania vs Palermo, io e Paul Games proveremo a realizzare il contest dove ci saranno tre magliette in paio, una di bronzo, una d'argento e una d'oro, ovvero una marrone, una grigia e una gialla. Ci saranno anche altri colori, magliette di questo tipo ragazzi, e comunque per chi non la vince ragazzi potete comunque acquistarla da me o da Paul Games in occasione del contest, no? Se siete presenti lì, vi invito ad essere presenti ragazzi. Che cosa aspettate? Mi raccomando, tutti presenti il prossimo anno all'Etna Comics, perché c'è Fulmine Sonoro e il suo team, mi raccomando. Vi ricordo le nostre iscrizioni attive, cioè Paul Games per l'appunto e la nuova collaborazione Alex in YouTube Land, che realizza video di make up. Fate un salto sul suo canale dove potrete trovare anche video di gameplay. Con noi realizza video di make up, quindi femminucce, se vi piace il make up ci sono, c'è un video di make up nuovo a settimana, quindi mi raccomando iscrivetevi a Impatto Sonoro, secondo canale, e al nostro canale principale Fulmine Sonoro. Iscrivetevi anche a Paul Games ragazzi, che realizza in collaborazione con Fulmine Sonoro fantastici video di gameplay su Impatto Sonoro. A questo punto ragazzi io vi ringrazio anche solo per aver visualizzato il video fino a questo punto, se siete arrivati a questo punto. Noi ci vediamo al prossimo tutorial su The Sims 4, usciamo insieme sicuramente, a meno che non c'è qualche altra estensione che mi sfugge in questo momento da dover raggiungere. Grazie ancora per le vostre iscrizioni, siamo già a quasi 2000 iscritti, siete grandi ragazzi, continuate così. Ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi.